È una ginnastica Salerno di bronzo, quella che lo scorso weekend, sullo sfondo del Paraprometeo di Ancona, ha dato spettacolo sin dal primo attrezzo, con una gara praticamente perfetta. La seconda tappa di Serie A è stata aperta dalle atlete salernitane alle parallele, dove un solo errore sullo sciacquo di Giulia Pizza non ha comunque distratto le compagne dal portare a termine altre tre routine pulite e precise. La squadra è stata trascinata sugli staggi anche da una strepitosa Tatiana Nabieva, atleta di San Pietroburgo, che al suo attrezzo di punta termina con un bellissimo 14-100. Siamo giunti alla fine di questa seconda prova del campionato di Serie A ad Ancona. Da allenatore dico finalmente, la ginnastica Salerno ha fatto la sua gara, ha dimostrato quello che tutti i giorni facciamo in palestra e quello che sa fare. Siamo partiti nel primo turno, essendo arrivati decimi nella scorsa competizione, subito a un attrezzo ostico che è quello delle parallele, che però di solito ci è congeniale perché abbiamo un buon repertorio. Peccato per l'errore di Giulia Pizza, che paga l'inesperienza in questo campionato, e anche il fatto che in questa gara faceva solo questo attrezzo. Bene Emily, la nostra capitana, bene Giulia Leone e vabbè, è ottima Nabieva Tatiana, di cui il valore non si può... è insindacabile, indiscutibile. La gara è stata poi proseguita alla trave con tutti i punteggi sopra il 12. Esplosività e carattere sul quadrato del colpo libero anche questa volta non sono certamente mancati. Di nuovo ottima la prestazione del capitano Emily Armi, in forma dopo un piccolo problema fisico che a Firenze non l'aveva permesso di esprimersi al meglio, e della piccola Elisa Agosti. Sono felice comunque della mia gara perché ho portato un nuovo elemento in trave, flip flip salto, che non avevo mai portato, e sono felice e l'ho fatta anche bene. La gara si è poi conclusa al volteggio. A suggellare ciò che fino a quel momento era stata una bellissima competizione sono arrivati il doppio avvitamento di Tatiana Nabieva e il ritorno dell'avvitamento di Giulia Paglia. Volteggio, sono finalmente riuscita a riportare in gara l'avvitamento, sono 2 anni che non lo portavo in gara, l'ho portato, fatto bene, quindi sono molto soddisfatta sia della gara come squadra che della mia personale. E volteggi, vabbè, Tatiana ha il doppio avvitamento che fanno in pochi, e Emily avvitamento, Giulia Leone che nonostante un problema al piede ha presentato il teso, è tornata a fare 4 attrezzi, e Giulia Paglia che è tornata dopo anni a fare un avvitamento a volteggio, che era anni dopo il grave infortunio subito nel 2015 alla prova di Assago. Mi chiamo Nabieva Tatiana, ciao a tutti. Questa gara mi è piaciuta molto, grazie a chi ha deciso di invitarmi a gareggiare per la squadra di Salerno. È un grande piacere, è stato molto bello, ho una squadra fantastica. Grazie a tutti per questo.